diretta nelle strade, ma soltanto una zona all'interno dell'edificio. Quindi se stai in strada puoi vedere all'infinito. Ok, in linea retta sempre. Sempre in linea retta. Invece se stai in un edificio qua non cambia niente perché... Tutte aperte le porte. No, più che altro perché c'è una sola stanza di distanza. Ma se tipo qua ci fosse stata un'altra stanza, anche se c'era la porta, dopo ti vede fino a qua. Ok, la diretta attaccata, ok. Esatto. Tu da qui puoi vedere fino a qui. Da tipo qui, se io sto qui, questa non la posso vedere. Questa no, perché tanto è diagonale. Ma se fosse stata qui, okay, poi potevi vedere massimo qua. E quindi... Niente. Movimento: i personaggi possono muoversi da una zona successiva, purché la prima zona condivide almeno un bordo con la zona di destinazione. Gli angoli non contano, questo significa che i personaggi non si muovono in diagonale. In strada il movimento da una zona all'altra è privo di restrizioni, però i giocatori devono passare attraverso una porta per muoversi da un edificio a una strada. Dentro un edificio i personaggi possono muoversi da una zona all'altra fintanto che queste zone sono collegate da un'apertura. La posizione delle miniature all'interno della zona di esposizione delle pareti non conta, fintanto che le zone condividono un'apertura. Ok. Rumore: sparare con una pistola o sfondare una porta fa rumore. Il rumore attira gli zombie. Ogni azione che copre una porta con un'arma rumorosa, attacca con un'arma rumorosa, produce un segnalino rumore. Questo segnalino va collocato nella zona in cui il sopravvissuto risolve l'azione. Una singola azione può produrre solo un singolo segnalino rumore. In qualsiasi caso, anche ogni miniatura di un sopravvissuto conta come un segnalino rumore. Ok. Molte carte equipaggiamento consentono solo di aprire le porte. L'equipaggiamento consente di aprire le porte, è contrassegnato dal simbolo con una, cioè c'è una porta che si apre. E l'equipaggiamento, oggetti. Sì, l'equipaggiamento che consente di uccidere gli zombie invece è contrassegnato dal simbolo zombie. Quella è la porta che si apre, non c'è il primo. Nella padella non c'è. No, il primo non c'è. Dovrebbe stare forse al posto di questo o sopra questo. Guarda. Quasi. Ah, ok. E poi l'associazione di questi simboli è uno dei simboli seguenti: termina se l'equipaggiamento produce un segnalino rumore quando viene usato per aprire una porta o per eliminare un zombie. Quando c'è un triangolo con un orecchio produce rumore, quando invece c'è un triangolo nell'un quadrato con l'orecchio, esatto, è silenzioso, quindi puoi uccidere gli zombie in maniera silenziosa con quella cosa. Stealth. Quando un sopravvissuto uccide uno zombie, l'indicatore si sposta di uno. Questo si sposta di uno. E quando praticamente si raggiunge un livello di pericolo nuovo, l'indicatore di abilità si sposta. E c'hai quella prima e però... C'è quella, esatto. Quando arrivi qua devi fare una scelta, quando arrivi al livello rosso, cioè 42 zombie uccisi. Ah, c'è la scelta. Scegli l'ultima. Anzi, 43 zombie uccisi. E quindi vabbè, l'abilità di partenza, l'equipaggiamento impugnato va collocato qui, l'equipaggiamento di riserva dietro. Per ogni zombie ucciso un sopravvissuto ha un punto esperienza, a cui obiettivi le missioni forniscono più punti, come le missioni dell'abominio. A ogni livello di pericolo si c'è un'abilità, quando un sopravvissuto arriva a 7 punti esperienza. Ogni sopravvissuto può portare fino a 5 oggetti, ma può impugnare e utilizzarle solo 2, uno per mano. Se un sopravvissuto ha più di 5 carte di equipaggiamento deve scartare quelle in eccesso finché non torna a 5 carte. È consentito scartare le carte al proprio inventario per fare spazio a 9 carte in qualsiasi momento. Taglie. Ok, gli zombie. Deambulante, puzza cattivo e lento. Eliminare un deambulante fornisce un punto di esperienza. Grassone. Grosso di compito resistente. Questi zombie sono difficili da abbattere. Li attacca. Capirà. Un grassone è giocato con due deambulanti al suo fianco. Madre, perché? Un po' scassato. Oppure metto a fare abominio. Sì, vabbè, ma tanto non ci serve perché ci stanno solo quelli. Sì, l'abominio non spawna. Non può proprio spawnare da queste cazzo. Fase di giocatori: a partire da chi detiene il segnale prima giocatore. Ogni livello comunque l'abominio. Ogni giocatore attiva i suoi sopravvissuti uno dopo l'altro. Tanto devi scapparci. Ma ci sta qualche arma che lo uccide, però una sola. Pazzo. Le azioni possibili sono movimento. Che okay, non mi ricordo, ci sta anche. Un solo video, poi fa movimento. Si muove da una zona a un'altra zona adiacente, vale come una mossa. Movimento di strada? Pure.
la zona 10 anni in strada. Poi passare 5 minuti al andare in una zona che contiene degli zombie, pone termine all'azione di movimento del sopravvissuto. Capi? Mm-hmm. L'azione? Un'azione in entrare in una zona che contiene degli zombie pone termine all'azione di movimento del sopravvissuto. Ok, devi combattere. Esatto. Se nella zona del sopravvissuto cerca se spende un'azione extra per ogni zombie al fine di uscire dalla zona. Cercare, è possibile cercare. Ho proprio capito che scusa, no? È stato un po' un Eminem, cioè sì. No, cioè ho parlato proprio piano. Se nella zona che il sopravvissuto cerca di lasciare ci sono degli zombie, deve spendere un'azione extra per ogni zombie al fine di uscire dalla zona. Ok, per scappare. Se ci sono 5 zombie sei fottuto. Sei fottuto perché ne puoi fare 3 di mosse. 4 quando entri nella zona gialla. Sì. Poi cercare. È possibile cercare solo nelle zone all'interno di un edificio. E solo se non ci sono zombie nella zona. Il giocatore pesca una carta dal mazzo dell'equipaggiamento. Dopodiché può collocarla all'inventario del sopravvissuto o scartarla immediatamente. Un sopravvissuto può effettuare una sola azione di cercare per turno, anche se si tratta di un'azione gratuita extra. Una volta effettuata la ricerca, il sopravvissuto può liberamente riorganizzare il suo inventario. Scambiare oggetti con altri sopravvissuti però è considerata azione. Mentre invece se li puoi cambiare da solo non c'è niente. Un sopravvissuto può scartare delle carte dal suo inventario per fare spazio alle altre. Se il mazzo dell'equipaggiamento si esaurisce, si rimescano le carte scartate, tranne le ferite, i padelle, i molotov e il pimp mobile. You pimp my mobile. Ok, poi è possibile cercare in un'auto fin tanto che il sopravvissuto si trovi nella stessa zona dell'auto, ma non ci stanno qua. No. E quindi aprire una porta è un'altra azione. E vabbè, aprire la porta è un'azione. Riorganizzare l'inventario e scambiare oggetti con un altro sopravvissuto è un'azione. Combattimento a distanza è un'azione, ma dopo vedremo come funziona. Combattimento in mischia è un'altra azione, ma dopo vedremo come funziona. Entrare e uscire da un'auto. Non c'è problema perché non ci stanno auto. Cambiare posto in un'auto, ma non ci stanno auto. Guidare un'auto, ma non ci stanno auto. Prendere o attivare un obiettivo. Se prende, quando attivo, cioè quando per vincere devi usare un'azione. Mm-hmm. Fare rumore. Quando fai rumore, si colloca un segnalino rumore nella sua zona e vale come azione. Vabbè, e se non vuoi fare niente, perdi l'azione del tuo turno. Wow. Rimango fermo e faccio la piazza. Fase degli zombie. E si manovrano da soli. Ogni zombie ha un'azione, la usa e si muove. Vabbè, come abbiamo detto prima. Sì. Va avanti seguendo il rumore. O la vista. O la vista, esatto. Alla vista è la stessa degli umani. Però può fare appunto un'azione massimo a turno. E quando... vabbè. Ogni zombie nella stessa zona di un sopravvissuto effettua un attacco che ha sempre successo e se possibile si impossessa di una carta di equipaggiamento trasportata dal sopravvissuto. Il giocatore che controlla quel sopravvissuto sceglie un oggetto e scarta quella carta. Al posto di quella riceve una carta ferita. Quando riorganizza il suo inventario il sopravvissuto può spostare la sua carta ferita proprio come se fosse una carta di equipaggiamento ma non può scartarla o scambiarla. Questo riduce l'ammontare di equipaggiamento che il sopravvissuto può trasportare. Un sopravvissuto con due carte ferite è eliminato e il suo equipaggiamento viene scartato. Se più sopravvissuti si trovano nella stessa zona, i giocatori possono distribuire le carte ferite nel modo che preferiscono. Ti puoi scambiare ferite con le altre persone, cioè è un po' una simbiosi. Vabbè, puoi decidere di uccidere uno e avere zero ferite su un altro. Esatto. No, non ho detto una cazzata. Sì. No, io non posso dare una ferita senza riceverne un'altra. No, tipo da un'arma. Ah. Ehi, prendi questa metastasi. Esatto. Grazie. E... wow. Esatto. Sigla di The Walking Dead. Ah, no, non edito. Ah, niente. Se ci stanno più zombie nella stessa zona, tutti fanno un attacco alla persona. Quindi se una persona si trova in una zona con due zombie, è morta. Poi non c'è possibilità di schivare o... No. No. Non si possono dire dati, niente. E... è abbastanza lineare su questo punto. Per quanto c'è possa essere... Nessuno... Sarà divertente vedere prima o poi quando ci saranno 9 schede. Gli zombie devono andare nel percorso più breve possibile fino alla loro zona bersaglio. Se esiste più di un percorso la stessa lunghezza, i zombie si vivono in gruppi uguali di membri per seguire tutti i percorsi possibili. Si dividono anche se esistono più zone in bersaglio e contengono lo stesso numero di segnalini rumori.
Casi speciali di visione, l'abominio, bla 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 bla. Corrido. No, vabbè, questo è inutile. No. Non ci Vabbè, serve i più. grassoni non ottengono deambulanti di scorta aggiuntivi quando si dividono. Ok. I corridori sono un'eccezione quando hanno diritto a due azioni per turno. Dopo che tutti gli zombie hanno completato il passo di attivazione e hanno risolto la prima azione, i corridori eseguono di nuovo il passo di attivazione, usando la loro seconda azione per attaccare un sopravvissuto per muoversi. Passo 2. Generazione. Le mappe delle missioni indicano dove compaiono gli zombie alla fine del turno. Queste sono le zone di generazione. Indicano la zona di generazione. Si pesca una carta zombie. Di generazione? No, l'ho detto un po' di Incenerazione. volte. Incenerazione. Ti stai sciogliendo. Vabbè, non è nessuno. Mappe della missione indicano dove compaiono gli zombie. Ok. Quindi alla fine di turno dobbiamo pescare Una carta rossa. No, solo se cerchiamo. Se non Ah, no, a fine del turno peschiamo una no, carta no, no, zombie no, no. che spara. Ah, sì, ah, A fine ok. del turno Carta si pesca. rossa e gli oggetti, No, scusa, perché? rossa, sì. Yalla. Gialla, gialla. Yalla, E yalla, praticamente yalla, si yalla, yalla. prende il pericolo. Si prende il pericolo a Massimo. seconda del colore che c'ha la persona con più zombie uccisi. Cioè Sì, quello che c'ha più che c'ha più pericolo. avanti l'esperienza, Sì. esatto. Quindi se fa tutto E uno è finita. quando il mazzo degli zombie si esaurisce, si mescolano tutte le carte per scartate per comporne uno Ok. nuovo. E esistono però due Ah, questo è carte tuo. speciali, la carta attivazione extra e la carta tombino. Ok. Quando si scopre una carta attivazione extra, nessuno zombie compare nella zona designata, invece tutti i zombie al team indicato hanno diritto a un altro turno. Quando si pesca una carta tombino, nessuno zombie compare nella zona designata, si colloca invece il numero e il tipo di zombie indicato in ogni zona della mappa in cui compare un tombino su ogni tessera dove è presente almeno un sopravvissuto. Le invasioni dei tombini non avvengono mai sulle tessere prive di sopravvissuti. Ah, quindi se io sto qua sui Sì, ma tombini. non ci sta il tombino Sì. come carta. Sì, ma come carta Ah, no. qua in mezzo perché È deve tra stare. le gialle, sì. E Ok. poi Ti c'è non so. combattimento. Dai. Combattimento. Quando un sopravvissuto esegue un'azione di combattimento, tira il numero di dadi indicato dall'arma impugnata che usa. Se il sopravvissuto attivo impugna due armi identiche con il simbolo doppia, può usare entrambe le armi allo stesso tempo al costo di una singola azione di combattimento. Entrambe le armi devono mirare la stessa zona. Va bene. Il simbolo doppio cosa è? È questo qua. Questo Doppia. qua su. La Ma mesa. fallo Questo tu. sì, ci stanno due qua. pistole Fallo incrociate. vedere in camera. Ma credo che Dovrebbe. farò comunque due video. Uno per la spiegazione e uno per il Esatto. gioco, perché sennò. Quando un sopravvissuto esegue un'azione di combattimento, tira il numero di dadi indicato dall'arma impugnata che usa. Se il sopravvissuto attiva. Ma che cazzo, sta lì la stessa cosa? Sono un po' Ah, ok. stupido. Ogni risultato del dado che appare superiore al numero di precisione dell'arma colpisce con successo. Ogni successo infligge l'ammontare di danni specificato dal valore di danni dell'arma su un singolo bersaglio di danni, dei danni, sui danni. Che simbolo è i danni? Qual è la precisione? Non ho Quali, capito. non ho capito i danni. I danni. Allora, i danni sono l'ultimo, sono la La macchia macchia di di sangue. sì. Mentre la La precisione precisione è il cecchino, è il mirino. è quanto E devi fare col dado. esatto, Cioè, io devi per fare colpi 4, col 4 più per poter sparare. io devo Invece. fare 6 per colpi con la padella devi fare 6. Sì, perché la padella è una merda. sì. Ogni risultato del dado è pari superiore, sì, pari superiore, quindi con 6. Non è come PlayerUnknown. Tuttavia è necessario un'arma che infligga due danni per eliminare un Danni. grassone. No, allora, deambulanti e corridori vengono uccisi con un danno. Tuttavia è necessaria un'arma che infligga due danni per eliminare un grassone, solo un'arma da tre danni o una molotov per uccidere un abominio. Per Ok. quanti successi si possono ottenere con un'arma che infligge un danno, un grassone e un abominio assorbiranno i colpi senza battere ciglio. Ah, quindi devi fare due I danni con una tre colpi botta. da uno non uccidono. Un colpo da tre uccide. Sì. Mentre per il grasso è la stessa cosa, un Mentre era colpo da con due due, deve. esatto. Mi sembra che quelli che fanno fuori danni sono le Molotov e forse la motosega per far fuori l'abominio. Danni. Mischia. Un sopravvissuto dotato di un'arma da mischia, un'arma con gittata massima pari a 0. Può attaccare uno zombie nella sua stessa zona. Ogni tiro del dado pari superiore al valore di precisione riportato sulla carta dell'arma è un successo. Il giocatore ripartisce i suoi successi come desidera tra tre potenziali bersagli nella zona. Distanza.
Un sopravvissuto dotato di un'arma a distanza con una gittata massima pari o superiore a 1 può tirare sui bersagli presenti in una zona che riesce a vedere e che si trova dentro la gittata dell'arma. Ok. Però in un edificio al massimo una zona di distanza. Ok. Puoi sparare da stanza a stanza. Sì. La gittata di un'arma indicata dal fattore di gittata aperta. Quindi scegli una zona per un combattimento a distanza in una qualsiasi persona. Cioè, se tipo tu vuoi sparare da qua, no, allora, da qua a qua, poi ci sta un altro personaggio, non cambia un cazzo, cioè puoi Ah, te ne sparare comunque. fotti. Sì. Se c'è gittata due, però. Sì, esatto. E anche se ci sta un altro zombie, voglio ammazzare questo, puoi sparare a questo, non a quello. Che magari quello stronzo è in corridoio. Sì. Quando si usa un'arma a distanza, il sopravvissuto che spara non sceglie bersagli colpiti dai successi. Ah. Aspetta. Quando sono armati a distanza, il sopravvissuto che spara non sceglie bersagli colpiti dai successi. I successi vengono assegnati ai personaggi nella zona bersaglio in base al seguente ordine di priorità del bersaglio. Sopravvissuti, deambulanti, grassoni, corridori. Ah, quindi. Se tu spari qua, se tu spari qua e non c'è solo uno zombie ma pure questo, Prima spari a lei. prima spari al personaggio e poi allo zombie. Che stronzata. No. È più cattivo. Esatto. È molto punitivo. Certe carte di faccenda Non posso salvare uno, certe carte praticamente. di faccenda Salva da possono solo. essere unite per. Perché? Certe carte di equipaggiamento possono essere unite per diventare più forte, tipo c'è il fucile da cecchino e la molotov. Dopo vedremo quando. Come funziona tutto ciò? Cosa? Allora, Ho vinto. si prendono le due carte appropriate, si uniscono per formare la nuova arma. Questo non costa un'azione, la nuova arma occupa un solo spazio nell'inventario. Il sopravvissuto che spara non sceglie bersagli colpiti dai successi. Ah. Aspetta. Quando sono ormai senso, per esempio, spara non sceglie bersagli colpiti dai successi. I successi vengono assegnati ai personaggi nella zona bersaglio in base al seguente ordine di priorità del bersaglio. Sopravvissuti, deambulanti, grassoni, corridori. Ah, quindi se tu spari qua, se tu spari qua e non c'è solo uno zombie ma pure questo, Prima spari a lei. prima spari al personaggio e poi allo zombie. Che stronzata. No. È più cattivo. Esatto. È molto punitivo. Certe carte di faccenda Non posso salvare uno, certe praticamente. carte di Salva faccenda da possono solo. essere unite per. Perché? Certe carte di faccenda possono essere unite per diventare più forte, tipo c'è il fucile da cecchino e la molotov. Dopo vedremo quando. Come funziona tutto ciò? Che cosa? Allora, Ho vinto. si prendono le due carte appropriate. Si uniscono per formare la nuova arma. Questo non costa un'azione, la nuova arma occupa un solo spazio nell'inventario. Fucile a cecchino. Fucile più telescopio si ottiene fucile a cecchino. Invece molotov, bottiglia con gasolio. Molotov. Ok. A posto. E poi niente, le abilità dopo vediamo, quando servono vediamo, leggiamo Ok. le abilità. E possiamo iniziare adesso. E qui finisce questo primo video Di spiegone!